Ma tu sei sicura che sia una buona idea fare queste corse spericolate? Sì, ma è troppo divertente, dai. Ma io non mi sto divertendo affatto. E poi, se permetti, io la gara la voglio fare contro di te. Esatto, Nin e Matti in una nuova gara super speciale. Stai a vedere. Allora si parte da qui dove sono io. Ma che cosa vuole questo? Ehi amico, mi fai molta paura, mi allontano un po'. Allora dobbiamo partire da questa linea bianca e non si può barare. E l'arrivo sarà la Jeep gialla. Va bene, perfetto. Sei pronta? Prontissima. Ok, 3. No, aspetta, è sparita la Jeep gialla. Vabbè, si arriva al secondo cassonetto verde. 3, 2, 1, via! Oh, aspetta, no, ehi! No, dai, ma non puoi usare la bicicletta, Ninna! Ti l'avevo detto! Dai, ma sei proprio una rompiscatole, ma bari sempre, ma... Ma non ti vergogni? Non ti vergogni? Dico io, non ti vergogni di te stessa? Aspetta un attimo, mi suona il telefono? Ok. Pronto? Che cosa? Sì? Ma cosa? Ah, ok, ho capito! Chi è? Perfetto! Ok! Ma chi è? Ah, sì? Va bene, ok. Chi perfetto. È? Ciao! Ma chi è? Matti, senti, io devo un attimo scappare, mi hanno chiamato. Ci vediamo dopo, che dici? Ma stavamo giocando insieme. Lo so. E questo è un fucile di nuovo! Ah! Ma lo cacci via! Non lo conosco, vabbè. Potremmo vederci dopo, sempre qua, ok? A dopo, ciao! Ma aspetta, dove stai andando? E poi che cosa devi fare? No, no, Ninna! Ninna! Se n'è andata via. Ragazzi, c'è qualcosa che non torna. Non è la prima volta che succede una cosa del genere. Anzi, devo essere sincero, è da più di una settimana che Ninna parla spesso al telefono con qualcuno e ho paura che non mi dica la verità. E se fosse segretamente fidanzata con qualcun altro? Aspetta, guardate, è di nuovo lì. Ma dove sta andando? Ok, adesso la seguo. Adesso gli faccio vedere io. Anzi no, seguirla. Seguirla vuol dire che io non mi fido di lei. E effettivamente è così. Non me la racconti giusta, Ninna. So che questa cosa è sbagliata perché un fidanzato dovrebbe fidarsi della sua fidanzata. Ma io sto dubitando troppo di te perché secondo me tu mi stai nascondendo qualcosa. Magari sta organizzando il mio regalo di compleanno. O magari si sta vedendo con un ragazzo segreto e non me lo vuole assolutamente dire. Vabbè, sapete che vi dico? Che abbia inizio la missione spiare Ninna. Voi siete i falsacchiotti che state assistendo a questa missione, quindi avete un compito importantissimo, anzi due. Numero uno, non ditelo a Ninna, non dovete assolutamente dire a Ninna che la sto spiando. E numero due, lasciare un mi piace a questo video per scoprire insieme a me che cosa sta facendo Ninna in questo momento. Allora, innanzitutto abbiamo bisogno di, non lo so, un travestimento, qualcosa che ci faccia passare inosservato. Ad esempio, vediamo un po' che cosa ci offre la casa. Ecco, con questo diventerò molto brutto. Sono un astronauta. Guardate, faccio ridere, sembra che non ho il collo, sto così. Vabbè, ok, in questo modo Ninna non mi potrà assolutamente riconoscere. E poi ci muoveremo con un binocolo, ecco, proprio con un binocolo. Questo è tutto ciò di cui ho bisogno. Adesso possiamo andare. Vediamo un po'. Dove si è cacciata la nostra Ninna? E c'è anche una macchina della polizia. Sapete che vi dico? Anzi no, è una moto. Con questa ci facciamo un bel giretto. Ehi, parti! Ah no, forse non posso guidarla perché non è mia. Vabbè, magari questa Jeep non è di nessuno però. Ehi Jeep, vuoi assistere a una missione incredibile? Oh sì, lei funziona. Allora, abbiamo un binocolo e abbiamo soprattutto una Jeep con cui passare inosservati. Gialla come la mia felpa. Non mi sembra di vedere niente qui però. Ninna non c'è. Ehi, Ninna, sei qui? Lì c'è una con la maglietta rosa. Lì c'è una con la maglietta rosa. Aspetta un secondo. Era Ninna? Oh mio Dio, ragazzi, è Ninna. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. Guardatela, guardatela, è lì dentro. È lì dentro. Sta chattando con qualcuno e adesso è andata via dalla porta sul retro della gelateria. Aspettate un attimo. Fatemi avvicinare. Fatemi avvicinare. Stava parlando con questa piccola bambina. Ok. Non è più nella gelateria. Ma dove è andata? Ok, questa cosa sta iniziando a diventare sempre più misteriosa. Ma che fine ha fatto Ninna? Scusate, dove sta andando? Perché va in giro per i vicoli bui della città? Ma scusate, è lei quella dietro al...
Cestino, sì, è lei. Sta camminando. No, 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 viene verso di me. Eccola. La vedete? È entrata nella caserma della polizia? Cosa? Ma per quale motivo dovrebbe essere entrata nella caserma della polizia? Vabbè, sentite, andiamo dritti dentro la macchina. Ok, in questo modo non ci potrà assolutamente vedere. Tanto da qui non mi potrà riconoscere. I vetri della mia Jeep sono oscurati, sono scuri e quindi non mi può vedere. E ora che fa? Ehi, 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 aspettate un attimo. Per quale motivo si è fermata a parlare con quel ragazzo? Devo riuscire a trovare un modo per avvicinarmi, aspettate. Dove stanno andando? Oh no, qui mi vedrà! Nasconditi nell'angolino, nasconditi nell'angolino. Shh, shh. Ok. Ma che stanno facendo? Ehi, no, quella è la mia... Non posso urlare se non mi sente. Mi ha rubato la macchina e sta andando in giro con un ragazzo biondo. Ehi, ehi, ehi. Ridatemi subito. Oh no, 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 no. Se tornano indietro adesso mi beccano, devo nascondermi. Oh mio Dio. Aspettate, qui è il momento di far spawnare qualcosa di interessante. Ad esempio, non lo so, questa, impossibile spawnare su questo posto, ma porcaccia la miseriaccia. Una smart rosa, ecco, con questa sicuramente non mi può beccare. Beh, direi proprio di no. Dove sono andati a finire? Ninna, che cosa stai combinando? Aspetta, ecco, ecco la macchina rosa. Sono entrati da Starbucks, Starbucks Coffee? Ma sono loro quelli, non li riesco a riconoscere. Aspetta un secondo, sì, quella è Ninna. Quella è Ninna. Oh mamma mia. La vedete? La vedete? È lei quella? Ma che cosa stanno facendo? Stanno mangiando insieme? Oh mio Dio, aspettate. Fatemi mettere qua. Oh no, così mi vedrà. Così mi vedrà. Devo stare attento. Ciao. Ehi, come va? Bene, ah, che bello. Oh, sì, grazie. Vorrei un caffè. Cosa? Un caffè? Grazie, wow, che bello. Sei così gentile. Aspetta un attimo. Cosa? Aspetta un attimo, cosa? Cosa c'è lì alla finestra? Oh no, 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 sto uscendo in tre macchine, scappa, 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 scappa. Via, 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 via. Ok, non può avermi sicuramente visto, non può avermi sicuramente visto perché io sono dentro la macchina. Oh, Ninna, ciao! Che cosa stavi facendo? Ho comprato una smart rosa, ti piace? Ecco, avevo comprato questa smart e ho deciso di farmi un giro e sono arrivato da Starbucks. Volevo un caffè, ma ho visto te con un'altra persona. Sì, e quindi? E quindi chi è? È un mio amico, ovviamente. Era quello con cui stavi parlando al telefono? Scusami un attimo, ma cosa ti frega con chi parlo io al telefono? Non dovresti spiarmi? Beh, ha anche una bellissima macchina da corsa blu. Cosa? Sì, è quella la sua macchina, Ninna. La mia macchina è bruttissima rispetto a quella. Sì, è questa. E perché sei salita sulla sua macchina? Ehi, 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 scendi subito dalla macchina. Cosa? Scendi subito, non puoi entrare sulla macchina di uno sconosciuto. Non è che sei geloso? No, no, non sono geloso, vattene via, Leo Zigno. Matti? Che c'è? Sei geloso, non devi spiarmi, ora io me ne andrò di nuovo e mi raccomando, non mi spiare. Ok, va bene. Ciao Ninna. Ciao. Leo Zigno, non me la racconti giusta. Guarda che se lo rifai, lo sai che faccio? Prendo questo ombrello, e te lo do addosso come una vecchietta, Te lo do addosso come una vecchietta. E adesso è meglio che me ne vado. Ah, guarda, è meglio che me ne vado via con la mia smart. Leo Zigno. Ma poi a Ninna non piacciono i ragazzi biondi. Che cos'è questa storia? Ah, se ti rivedo. Anzi, sapete che vi dico? Gli rubo la macchina. Vediamo se gliela riesco a rubare. Gliel'ho rubata. Ho rubato la macchina, Leo Zigno. Oh, adesso gliela devo far vedere assolutamente a Ninna. Così lei vedrà che anch'io ho una macchina bella da corsa. E sapete cosa farà? Mi amerà alla follia. Perché sono un ragazzo bellissimo con una macchina super sfrecciante mega. Eccola. Ciao Ninna. Ehi Ninna, come stai? Come butta? Hai visto la mia nuova auto da corsa? Tu hai rubato quella auto a quel ragazzo? Assolutamente no. L'ho presa in prestito per farti vedere quanto sono bello. Vabbè, ma ti piace? Adesso ti ho riconquistata? Ma che cosa stai dicendo? Tu sei pazzo, io esco e non mi cercare più. Ehi, ma dove vai? Sono troppo arrabbiata.
incazzata con Matti, non è possibile. Mi spia mentre vado dai miei amici a prendere un caffè. Mi spia mentre vado in bicicletta, non lo sopporto più. Io non capisco per quale motivo Nina è andata via. Insomma, io avevo una Smart Rosa, capisco che non era bellissima e quindi ho preso questa macchina. Ma perché adesso continua a evitarmi? Ecco, adesso ho perso sia la macchina che Ninna. Non ci posso credere. Ma che cosa sta succedendo? Cioè, vi rendete conto che anche Ninna parla in un modo strano? Lei sta sicuramente nascondendo qualcosa, ma non riesco a capire cosa. Dov'è finita adesso? Eccola, la vedete? È lì. È con un altro ragazzo ora? Oh, non ci credo. Aspetta, ma quel ragazzo ha... Quel ragazzo ha... Ha un bambino in mano? E Ninna è con lui? E c'è un cavallo su una Smart! C'è un cavallo su una Smart! Ok, il cavallo su una Smart non ci interessa. No, aspettate un secondo. Ma che sta succedendo qui? Ehi! Ehi, dove stanno andando ora? Li devo inseguire. Mi serve una macchina. Vabbè, prenderò un cavallo. Non c'è problema. Fammi salire su sto cavallo. Ok, ci siamo. Andiamo col cavallo. Adesso basta! Voi due fermi qui! Voi due! Che cosa stai facendo? Perché non mi hai detto che hai un figlio con un'altra persona? Ma io non ho un figlio con un'altra persona, io ti ho solo messo alla prova! Aspetta, che vuol dire mi hai solo messo alla prova? Sì, volevo vedere quanto eri geloso, vedi, non ha un figlio lui. Cioè, vi eravate messi d'accordo tu e lui? Certo. Oh, scusa amico, bella moto. Vabbè, ma ti sai che ti dico? Io mi sono stancata di te. Ti lascio. Sono salito sulla macchina con lui. Aspetta, mi lasci? Sì. Ma che vuol dire? Ma perché? Perché sei troppo geloso. Ma no, dai, ehi, aspetta, ho un regalo per te. Fermati un attimo. Cosa? Se ti do un bel regalo, tu mi perdoni? Dipende. Guarda, ho un bellissimo... Dai, datemi qualcosa di bello. Matti, oh, Ecco qua cosa ho. Ho una scimmia. Una scimmia per te. Ciao, Matti. No. Addio. Aspetta, per favore. Addio. Questa volta l'ho combinata grossa.